quarta serata di prova in Piazza Grande davvero è sempre più vicina la serata di sabato dove si riaprirà la sfida al Buratto. Questa sera la serata di prove ha esordito con Porta Sant'Andrea, solita raffica dei 5, ancora molto bene Porta Santo Spirito, poi a seguire comunque buone le prove nel complesso sia di Porta Crucifera che di Porta del Foro, ma si comincia a parlare anche sempre di più di sicurezza. Ascoltiamo il sindaco Ghinelli che questa sera ha cenato qui nelle logge Vasari e che ci parla proprio delle novità sull'accesso alla piazza e sulla sicurezza. Il prefetto ha voluto insieme al questore, e li ringrazio per questa loro attenzione nei confronti della piazza, ha voluto rendere difficile l'ingresso in piazza di oggetti atti a far male, petardi o altro che potrebbe creare il panico, perché il vero problema è quello che abbiamo migliaia di persone in un luogo ristretto dal quale è difficile uscire correttamente. Quindi sono soltanto delle misure di prevenzione, nemmeno tanto esasperate. Cercate di venire in piazza per tempo, perché siccome ci saranno queste operazioni di filtraggio, se arrivate un quarto d'ora prima dell'inizio della giostra rischiate di non vi mettere a sedere. Quindi invito tutti a muoversi per tempo, questa è l'unica raccomandazione, per il resto che sia una bella giostra. Come dicevamo, la serata di prova è stata aperta da Porta Sant'Andrea, un quartiere dove negli ultimi mesi la novità è stata rappresentata dal nuovo preparatore Manuele Formelli. Ce ne parlano così i due giostratori, Stefano Cherici ed Enrico Vedovini. L'avvento di Manuele Formelli è stata una cosa particolare, perché chiaramente, almeno per quanto mi riguarda me, ma credo anche per Enrico, anzi forse per Enrico ancora di più, io sono nato con Angelo Checcacci, insieme a Maurizio Sepiacci, però sono nato con Angelo Checcacci, quindi 20 e passanna con lui, un cambiamento del genere lo si sente, ma non perché nessuno dei due ha meno dell'altro, anzi io mi trovo benissimo con Manuele e andiamo d'accordo, tutti mi dicevano che era un sergente di ferro, vedrai, ma invece quando c'è rispetto, quando ognuno fa la sua parte, quando io mi impegno, quando lui mi insegna, credo che insomma tutto fila per il verso giusto. Io mi trovo bene con lui, ci fa lavorare tanto e va bene così, insomma, ecco, la giostra si è alzata, quindi è giusto anche così. Manuele lo conoscevo già da tanto tempo. Mi sono trovato molto bene con Manuele perché è un ragazzo che viene dal mondo del salto ostacoli come me, mastichiamo un po' la solita lingua e gli devo fare anche un complimento, perché non avere mai fatto la giostra del Saracino e catapultarsi in questa cosa e riuscire a darti dei consigli tecnici non è facile, vuol dire che addosso uno ha una preparazione molto grande che riesce a trasmettere quello che sa anche nel mondo della giostra.